Italia non esiste l'integrazione, è una gran balla. Ti presentano un soldato africano, no? O una soldatessa e lo magnificano come fosse la fine del mondo, no? Sono tutte balle. L'integrazione Italia non esiste, se non piccole cosette. Alla fine degli anni Ottanta, sul territorio di Castelvetturno, l'immigrazione da tempo non era più un fatto marginale, ma una realtà importante destinata a crescere nella sua incidenza e drammaticità. Questo fenomeno si aggiungeva ad altre criticità. Illegalità diffusa, abuso edilizio, spaccio di droga, degrado ambientale, amministrazioni incapaci. Il tutto avvolto dalla presenza asfissiante della camorra. Padre Giorgio Poletti, primo missionario comboniano arrivato qui, comprese da subito che la fedeltà al Vangelo non poteva limitarsi all'accompagnamento spirituale degli immigrati, soprattutto africani, ma richiedeva un impegno urgente e quotidiano per trovare insieme ai migranti le risposte concrete ai loro tanti bisogni. Il primo e più grande problema per i numerosi immigrati presenti e per tutti quelli che arrivavano era ottenere un permesso di soggiorno, indispensabile per cercare un lavoro, poter vivere in dignità e tranquillità, soddisfacendo così le necessità basiche per una vita più umana e sicura. Il 1 gennaio 1997 il vescovo di Ligenza della diocesi di Capua istituisce la parrocchia ad persona intitolata Santa Maria dell'Aiuto e nomina il primo parroco, padre Giorgio Poletti. La sede era ed è presso il Centro Fondazione Fernandez della Caritas diocesana. Padre Giorgio è in quel momento da solo ad iniziare questa presenza comboniana. Castelvetturno non è qualcosa di particolare in Italia, è un luogo che riassume tutte le problematiche dell'immigrazione in Italia. Sente una pressione che cresce? Sì, quindi credo che ci sia una forte pressione e una forte incapacità di accogliere gli immigrati africani. L'associazione Black and White venne fondata nell'anno 2001, proprio per garantirsi un'autorizzazione governativa che permettesse di lavorare in favore dei diritti degli immigrati, che continuavano a crescere a migliaia, e delle vittime di tratta umana,
fatte arrivare spesso con false promesse e che finivano per alimentare il mondo dello sfruttamento lavorativo e sessuale. L'annuncio del Vangelo, la celebrazione della fede e l'incarnazione nell'impegno sociale per il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona umana sono sempre stati i pilastri della nostra presenza, dal primo giorno fino ad ora. Con l'arrivo di padre Franco Nascimbene nel settembre del 1998 nasce la prima comunità religiosa e missionaria comboniana a Castelvolturno. Il lavoro di padre Franco diede un grande impulso al servizio di accompagnamento e sostegno alle vittime della tratta. Per 14 anni anche una comunità di suore nigeriane offrì un contributo importante, specialmente per il contatto e la mediazione con le ragazze nigeriane e anche accompagnando la comunità cristiana. E diceva la Madonna: sono felice perché Dio ha abbassato i potenti dai troni ed ha innalzato gli umili. È la legge più citata degli ultimi giorni, un simbolo di inumanità per i suoi detrattori, un baluardo contro l'invasione per i suoi difensori. Bossi-Fini, la legge che ha introdotto in Italia nel 2002 il reato di clandestinità. Nell'estate del 2002 fu approvata la legge Bossi-Fini, che prevedeva l'espulsione di tutti gli immigrati senza documenti in regola. Questa misura diede origine a un grande movimento di protesta e resistenza a livello locale e nazionale, con la partecipazione di comunità cristiane, movimenti e associazioni per contrastare questa legge. I still hold up to myself because I have one covenant with God that if I will survive, I will survive. If I will die, I will die. Le iniziative furono molte, tutte importanti e meritevoli di essere ricordate. Ma in modo particolare, due azioni fecero molto scalpore mediatico e richiamarono l'attenzione nazionale sulla realtà dell'immigrazione. Il rilascio dei permessi di soggiorno nel nome di Dio e l'incatenamento per 9 giorni alla questura di Caserta da parte dei padri Giorgio e Franco. Ho dato, distribuito 4.500 permessi di soggiorno in nome di Dio. Certamente queste iniziative hanno portato frutto e lasciato un segno nel lungo cammino di lotta per ottenere i giusti diritti dei migranti. Nel corso di questi 20 anni l'associazione Black and White ha proposto tante attività educative, pastorali, culturali, sportive, spirituali, con l'aiuto di operatori e volontari. L'associazione ha mostrato così il volto accogliente, umano e impegnato del territorio, contribuendo a costruire dialogo e incontro e a vincere la paura del diverso. È un cammino impervio e difficile, ma la resistenza, la pazienza e la determinazione non sono mai mancate a tutti coloro che sono passati da queste parti. La prima proposta concreta realizzata fu la Casa del Bambino, un asilo per i più piccoli figli di immigrati che ha operato per 12 anni nella sede sulla Domiziana. Questo servizio ha offerto uno spazio di serenità, gioco, socialità a tanti bambini e ai loro familiari. Vi era anche un terreno per coltivare ortaggi, gestito da alcuni volontari insieme agli immigrati. Questa attività è stata sempre un punto di riferimento per il mondo del volontariato locale.
e non è mai mancato l'interesse e la solidarietà di molte associazioni, amici, famiglie, non solo di Castelvolturno, ma anche dei paesi vicini e altre parti d'Italia. L'asilo piano piano diventò un dopo scuola a tutti gli effetti. So straniera puri, so straniera puri, rinda casa mia. So straniera puri, so straniera puri, so straniera puri, rinda casa mia. So straniera puri. Come fai a non vedere questo cuore? Come fai a non vedere questo amore? Come fai a non vedere questo mare? Come fai a non vedere questo sole? Come fai a non vedere questo cuore? Come fai a non vedere? Nel 2013 la Casa del Bambino con padre Antonio Bonato e Filippo Mondini si sposta a Destra Volturno e continua la sua attività come comunità educativa per ragazzi e adolescenti figli di immigrati e italiani. Diventa un doposcuola ricco di laboratori e di creatività. Conoscersi e fare sempre tutto insieme è sempre stato il nostro desiderio e la nostra convinzione. Non c'è altra strada per costruire una convivenza civile, sana, più giusta e rispettosa di tutti. Solo così si possono fare passi verso una maggiore interazione e anche una progressiva integrazione. La cosiddetta di Destra Volturno opera da anni la Casa del Bambino. Il tema dell'ambiente al centro di un campo estivo organizzato dai padri comboniani a Castelvolturno. Voltiamo pagina, è iniziato il campo estivo organizzato dalla Casa del Bambino. A Castelvolturno, nel campus estivo dei padri comboniani, riflettori sull'educazione ambientale. Dopo scuola, corsi di italiano a Castelvolturno, fondamentale ruolo della Casa del Bambino gestita dai missionari comboniani. L'inviato Giano Chetti. Nel 2013 la Black and White pubblica un manifesto che descrive gli obiettivi della stessa, dal titolo Formazione, Cambiamento, Attività e Partecipazione. Tra le attività portate avanti negli anni c'è anche un corso di taglio e cucito per donne immigrate, reso possibile da alcune sarte italiane volontarie. Questo per aiutare le donne africane ad acquisire una professione e poter migliorare la fragile economia familiare. A Castelvolturno nasce la Sartoria Sociale, progetto per l'integrazione e l'avvio al lavoro delle donne migranti. Con la venuta di padre Antonio Guarino, un gruppetto di donne ha iniziato un percorso che ha portato a creare una nuova associazione. È nata così Action Women, una sartoria sociale composta da 6 donne nigeriane e altre donne italiane. Adesso questa associazione continua autonomamente il suo cammino di crescita produttiva e sociale. È il primo lavoro di nostra. Yeah, I'm so happy, you know, they brought the project. Sì, sono felicissima di aver partecipato a questo progetto, di aver incontrato queste persone che incoraggiano me e aiutano mia figlia in questi studi. Molti operatori hanno lavorato nella Casa del Bambino, ora chiamata Casa Black and White. Tutti loro hanno contribuito a cambiare il volto e la percezione della vita in centinaia di bambini immigrati e italiani, accolti prima nell'asilo e poi nel doposcuola. In tutti questi anni non si è trascurata la promozione dello sport educativo, rugby, tornei multiculturali di calcetto e altre iniziative,
E anche in questo campo non mancano tanti sogni e progetti per il presente e soprattutto per il futuro. Lo stesso si può dire per il servizio di mediazione culturale, essenziale in un contesto di grande multiculturalità e di molti disagi da parte della popolazione straniera che deve affrontare la conoscenza, la convivenza e l'incontro con la società italiana. Nel 2021, ancora in tempo di restrizioni per la pandemia Covid-19, nel quartiere di Destra Volturno è iniziata una scuola di italiano per stranieri adulti ispirata al metodo Penny Wharton, che valorizza la relazione personale con gli alunni, che sono solamente uno o due per ogni insegnante. Un modo per mettere al centro la persona, valorizzandola e aiutandola ad ottenere una chiave essenziale per il suo futuro, la conoscenza della lingua italiana. La realtà di Castel Volturno sta cambiando e tanti aspetti della vita sociale sono migliorati, ma resta ancora tanto da fare. Noi Comboniani abbiamo scommesso con fiducia su un futuro diverso che è già presente. Siamo consapevoli che ci sono tante potenzialità e sappiamo che molti come noi ci credono e si impegnano. Infatti sul territorio ci sono associazioni e movimenti impegnati in diversi servizi e che lottano per migliorare la qualità della vita e i diritti di tutti coloro che vivono qui. Noi Comboniani abbiamo sempre scelto di lavorare in rete, insieme a chi vuole una Castel Volturno migliore. Soprattutto per chi è emarginato e rigettato dalla società. Un esempio di questa collaborazione in rete è la costituzione del movimento Castel Volturno Solidale, che comprende diverse associazioni e realtà già al servizio del territorio. È importante lavorare insieme e unire forze, creatività e risorse umane ed economiche per ottenere dei risultati per tutti. Il sogno del primo parroco e fondatore della Black and White è stato il sogno di tutti coloro che hanno servito in questi 26 anni e continua ad essere il sogno di chi è presente ora in questa realtà multietnica, disagiata ed emarginata. Insieme a tutte le persone di buona volontà vogliamo affrontare le grandi sfide rappresentate dalle ingiustizie, sfruttamento e soprusi che la popolazione locale e straniera subisce e così costruire ponti e non muri. Qualcosa di bello e nuovo sta nascendo in questo laboratorio di umanità. La nostra parrocchia di persona presso il centro Fernandez da 25 anni sta rispondendo alle sfide delle migrazioni. Il dover andare via da Castel Volturno a 13 anni ha fatto la mia fortuna, nel senso... Ora è il tempo di fare dei passi in avanti e tentare di costruire una comunità multietnica sempre più attenta al territorio. D'accordo con il Vescovo Monsignor Salvatore Visco e con i nostri superiori comboniani inizieremo una parrocchia territoriale a Destra Volturno, la zona più emarginata e difficile del comune di Castel Volturno. È una nuova sfida che si pone di fronte a noi tutti, comboniani e anche chiesa locale,
perché la nostra presenza possa mostrare davvero il volto di una chiesa in uscita verso le periferie geografiche ed umane del territorio, come ci ricorda sempre il nostro caro Papa Francesco. Sono importanti il sostegno, la solidarietà e il servizio di tutti. Questa è la strada da percorrere insieme, sempre insieme. Come popolo black and white, in cammino verso un regno di pace, giustizia, dignità, verità e riconciliazione. Continueremo ad annunciare un Dio che è speranza, liberazione, sicuri che Lui cammina con noi, insieme agli ultimi e agli scarti della società. Il cammino che stiamo cercando di fare è quello di creare dei percorsi a livello umano, religioso, dei punti di incontro. Buona salita, buona salita, 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 buona salita, buona salita, 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 buona salita, buona salita, 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 buona salita. Finito! Beh, intanto, cari amici e cari parrocchiani, della Black and White e della parrocchia, davvero un grande grazie, grazie a voi di quello che siete stati in tutti questi 25 anni della parrocchia e 20 anni della Black and White, per tutto quello che avete potuto condividere con noi missionari che siamo passati di qui. Avete visto tante situazioni, tanti cambiamenti, tanti impegni, tante lotte, tanti sogni che realizzati e altri meno. Però siete stati sempre grandi anche voi, insieme a noi. Sogno di Dio continua ad esserci anche a Castelvolturno, nonostante le difficoltà, e certamente dobbiamo molto anche a voi. E la benedizione di Dio è sempre grande, e guardiamo avanti, sempre. Questo tempo è difficile, ma allo stesso tempo quello che abbiamo appena visto nel documentario, quello che abbiamo detto tutti noi, quello che avete fatto voi, rimane nella storia. Abbiamo segnato un grande cambiamento anche nel nostro piccolo, in questa terra di Castelvolturno. Grazie a voi, davvero. Un abbraccio ad ognuno di voi e una preghiera, una benedizione. Ciao, ciao. Sono padre Giorgio Poletti. Un saluto a tutti voi. Sono lontano da Castelvolturno da abbastanza tempo, da alcuni anni, no? Questa è l'occasione per salutare tutti gli amici di Castelvolturno, africani e anche italiani, no? Dove ho lavorato per molti anni. È un ricordo molto bello per me, perché non ho dimenticato tanti volti e tante persone con cui abbiamo sofferto insieme, abbiamo cercato di impegnarsi molto al servizio dei migranti, in un tempo molto difficile, così. Non è stato facile lasciare Castelvolturno. Perché? Perché il mio cuore era molto legato a Castelvolturno, ma quando i superiori me l'hanno chiesto, nel 2009 ho lasciato. E porto Castelvolturno nel cuore. Quindi un saluto a tutti voi e un abbraccio a tutti voi. Buongiorno a tutti, sono padre Franco Nascimbene, sono stato a Castelvolturno dal 98 al 2005, poi sono partito per la Colombia, dove mi trovo da 16 anni, avevo lavorato un periodo a Tumaco e in questi ultimi anni nella periferia della capitale tra i neri che vivono in quella zona. Adesso sono in Italia per qualche mese in vacanza e poi tornerò là. Vi mando un caro saluto a tutti voi che vi riunirete per le feste
del Black and White, di cui sono stato il primo vicepresidente. Ho molto piacere di sapere che vi riunite, vi mando tanti saluti e vi invito a essere tutti sempre attenti alla realtà degli immigrati che hanno sempre difficoltà a vivere in questo paese. Un salutone, Franco. Buongiorno a tutti, sono Padre Antonio, per chi non si ricorda di me, Bonato, e sono in Africa, però potrebbe anche essere Palermo, non so. No, vieni qua, fa mostrare prova verità. Africa, ciao, Mozambico! Parla. Oh, mula voleke, bacani? Padre Antonio, hola. Sì, ciao, va. Operadora, please. Oi. Ok. Estava aqui, estamos em África, em Moçambique. Outro lá. Outro pode cumprimentar, prova a verità. Sabe, Cristóvão, Constantino. Ok, tchau. Então, é para dizer obrigado, para dizer congratulazioni, auguri all'associazione, alla parrocchia, a tutti quelli che ci vedono. 25 anni, 20 anni non sono niente. E quello che mi fa piacere è che l'associazione e tutto va avanti con maggiore vigore. Non si vedono le rughe, non si vedono, o ci sono, non lo so. Comunque auguri. Dal manifesto della Casa del Bambino, una scrittura collettiva a cura di Filippo, Anna, Francesco, Nunzia, Fulvio e Antonio. Nel 2013 sulla partecipazione scrivevamo: in riferimento agli operatori, volontari e amici della Casa del Bambino, consiste nel prendere atto che tutti possono contribuire allo svolgimento e alla crescita del progetto. Vuole dire vedere i problemi, le difficoltà e contribuire alla loro risoluzione attraverso il contributo personale in termini di idee, risorse e costruzioni di nuovi modelli di intervento. Partecipare richiede un atteggiamento fondamentale, che è quello di esserci, essere presente nel qui e ora, nell'incontro con gli altri, con il mondo, con le cose. Partecipare richiede l'essere aperti per cogliere il sorgere del nuovo. Come Casa del Bambino, nel suo complesso, partecipare indica essere presenti nella vita politica e sociale del territorio, rifiutare la rappresentanza dei partiti e della società civile, credendo invece nella costruzione dal basso di reti e organizzazioni popolari che possono trasformare la realtà. Ciao carissimi amici della Black and White, sono Padre Antonio. Ecco, molta semplicità, condivido, faccio sentire la mia voce per dire e soprattutto per dare un appoggio fin dove è possibile a questa realtà che ormai ha preso piede e si estende a macchia d'olio, ma soprattutto, ecco, aiuta le persone che hanno veramente bisogno di aiuto, di essere, ecco, rincuorate, consolate, soprattutto capire che l'Italia appartiene anche a loro, è parte della loro vita, e noi facciamo di tutto affinché possano, la Black and White, certamente, in tutti i modi possibili e immaginabili, finché possano sentirsi parte di questa realtà italiana. Io solo dico grazie a Dio, ai miei confratelli, per Castelvolturno, per quello che si sta facendo, per come lo si sta facendo. Sono piccoli passi, ma che poi alla fine riescono, o pezzettini se vogliamo, che riescono a mettere sul mosaico. E sono ben felice che questo mosaico, ecco, un piccolo pezzettino, ci sia anche io. Quindi auguri a tutti voi e che il Signore dia sempre luce, coraggio e forza a chi al momento sul campo. Quindi auguri a tutti quanti, amici e futuri amici della Black and White. Ciao! Carissimi amiche e amici di Castelvolturno, vi mando i miei saluti da Cordenons. Partecipo alla vostra gioia mentre celebrate i 25 anni della parrocchia e dell'associazione Black and White. Dopo qualche mese passato qui, posso notare la differenza
tra la vita movimentata e anche confusa di Castel Volturno e la calma di queste zone, tra l'andirivieni attorno alla casa e la quiete di un ambiente un po' ovattato. Comunque mi porto dei bei ricordi nel cuore e vi auguro di continuare sempre con entusiasmo per costruire insieme un futuro luminoso e sereno. Con amicizia, vostro padre Carlo. Ciao. Ciao a tutti, seconda volta che faccio il video perché ne ho fatto uno, 8 minuti, mi hanno detto ciccio, sintesi. Detto al punto, Gianluca Castaldi, vivo a Caserta con mia moglie Checheli, saluta. Ciao. Ciao. Niente, allora, io ho vissuto con la comunità di Castel Volturno quando sono tornato dalla Sudafrica come scolastico e niente, per un anno di discernimento e poi ho deciso che la mia vocazione era un'altra. Oggi sono responsabile dell'area immigrazione della Caritas di Caserta e faccio danni qui a Caserta. Ho bellissimi ricordi della comunità di Castel Volturno. Quando c'ero io c'era padre Claudio e padre Giorgio Poletti, due persone agli antipodi proprio, uno un casinista con 100.000 idee, un vulcano, l'altro la pace dei sensi, no? Insieme in due facevano una persona quasi normale. Però è stato bellissimo l'esperienza con i migranti, con la pastorale con i migranti, insomma ne è valsa la pena e mi ha aiutato a trovare quella che oggi è la mia nuova vocazione. Io lavoro qui a Caserta con i migranti, mi occupo di contrasto allo sfruttamento lavorativo con progetti del Ministero di Caritas Italiana. Ciao a tutti! Pace e bene, carissimi amici, sono padre James. Vi mando tanti saluti da Palermo. Vorrei ringraziare il Signore per le esperienze che ho fatto a Castel Volturno. Ringrazio il Signore di tante persone che ho conosciuto e ho incontrato a Castel Volturno, soprattutto nella parrocchia di Santa Maria dell'Aiuto Cento Fernandez. I miei amici che ci siamo incontrati a casa del bambino e senza dimenticare i miei fratelli e sorelle di Pesco Pagana. Non posso dimenticare nella mia vita il 13 ottobre del 2017, quando sono stato ordinato diacono nella cattedrale di Capua, l'amicizia, la vicinanza che mi avete mostrato. Vi porto sempre nel mio cuore e Dio vi benedica. Ciao, grazie. Ciao a tutti coloro che stanno guardando questo video. Sono padre Sergio, qui da Castel Volturno. Fin da piccoli impariamo presto un proverbio che dice meglio soli che male accompagnati. Giusto? Io tutte le volte che lo ascolto nella mia testolina lo modifico in positivo e dico meglio bene accompagnati che soli. In questi anni mi sono sentito ben accompagnato dagli operatori, da tanti amici, dai soci antichi e nuovi, dai ragazzi, mi sono sentito ben accompagnato e spero di essere stato anch'io una buona compagnia per loro. Se non ci fosse qualcosa come la Black and White, bisognerebbe inventarlo. E con urgenza, dappertutto, anche qui a Castel Volturno. Ma c'è, per fortuna c'è già e continua a essere viva e attiva e sta crescendo. Buon cammino a tutti, di cuore. Ciao, ciao, ciao. Sono straniero buri, sono straniero buri, rinda casa mia, sono straniero buri, sono straniero buri, sono straniero buri, rinda casa mia, sono straniero buri.
Come fai a non vorrei sto cuore? Come fai a non vorrei sto amore? Come fai a non vorrei sto mare? Come fai a non vorrei sto sole? Come fai a non vorrei sto cuore? Come fai a non vorrei sto amore? Come fai a non vorrei sto mare? Come fai a non vorrei? Come fai sto straniero qui? Come fai sto straniero qui? Stamore, come fai? Rinda la casa mia chi sto mare? Come fai sto straniero qui? Come fai sto straniero qui? Rinda casa mia, sono straniero puri.